Contro la Casertana arriva il terzo successo consecutivo per il Teramo. I biancorossi battono 4-3 la formazione di Ginestra al termine di una gara densa di emozioni, mai davvero chiusa tra bravura degli attacchi e qualche errore nelle fasi difensive. La Casertana inizia sbattendo contro il muro che alza Cristini sulla Ribi, ma i primi 20 minuti di gara mostreranno soprattutto la buona qualità di manovra del Teramo, che prima del quarto d'ora strapperà anche gli applausi del Bonolis. Mungo è il protagonista di giornata, iniziando con un pallone stoppato e lasciato in area per Ilari che spara alto. Il gol arriva grazie ad una apertura illuminante di Bombaggi, proprio per l'ex Cosenza, che in area perde il tempo, ma è bravo poi ad infilare Crispino per il vantaggio biancorosso. Zito fa le prove di quello che sarà poi il primo gol della Casertana al 20°, ma i falchetti si rendono pericolosi soprattutto con il dialogo tra Laribi e Paparusso, che però per due volte non trova la porta. Il Teramo raddoppia al 27°, la Casertana pasticcia, Mungo ne approfitta e lascia a Costa Ferreira, che con un rasoterra firma la prima rete stagionale della nuova vita in biancorosso. Al 35° Paparusso si mette in proprio e lascia per Cavallini, che trova però pronto Tomei sul primo palo. Starita, il migliore dei suoi, prova a piazzare poco dopo sul palo più lontano, non trovando di poco la mira giusta. Magnaghi ha invece una doppia occasione prima di rientrare negli spogliatoi, prima raccogliendo un cross di Cancellotti e poi provando la conclusione personale quando magari sarebbe stato meglio servire Ilari. I calci di punizione si confermano però punto debole del Teramo, quando Zito, al 45°, firma il 2-1 e riapre la contesa. Nella ripresa Ginestra passa la difesa a 4, ma il non Ilari si beve il centrocampo ospite, lascia Mungo, che a sua volta chiama Tentardini al cross in mezzo. Bombaggi, neanche a dirlo, è più bravo degli altri in area, sigla il tris e la quinta rete personale con la maglia del Teramo. Passano 3 minuti e la Casertana accorcia di nuovo. Qualcosa non funziona sulla difesa zona del diavolo. Paparusso sfugge e firma il 3-2. Al quarto d'ora il Teramo ha da calcio di punizione di Bombaggi un'altra clamorosa occasione, ma dopo un batte e ribatti la palla finisce incredibilmente sul fondo. Dopo la mezz'ora arriva la ciliegina sulla torta di giornata per Mungo, che va via palla al piede, chiama Crispino ad uscire e lo beffa con un lob che finisce in porta, complice anche la scivolata del portiere. Potrebbe essere, ma non è, il colpo del KO, perché Sarita 2 minuti più tardi riapre di nuovo la gara con un bel diagonale. La Casertana ci prova nel finale, mentre il Bonolis offre la standing ovation a Mungo. Il Teramo gestisce bene la pressione dei minuti che mancano e mette in cascina 3 punti che valgono la zona playoff. Domenica prossima contro il Bisceglie, ancora il Bonolis, l'occasione per centrare il poker di successi.